Allora, per prima cosa stai toccando le mie mollette. Una molletta qui e una molletta qui. Io non ti ho detto di toccarle. Robby! Non hai il permesso. Robby, cos'è che hai detto? Ah, sì? Non ascoltarmi, ok? C'è la finestra aperta. Ma la finestra è chiusa. Ecco. Ora va meglio. Dicevamo. Tu sei pazza. Che bello. No. Non puoi toccare il mio mascara. Non lo puoi toccare. Dani. Dani. Qui. Non toccare. No, qui no, direi. Dai, levati. È troppo pesante. Oggi mi sento stanco. È come se qualcosa mi trattenesse. Non ne ho idea. Qualcosa ti trattenesse? Quel qualcosa ti sta anche per dare un pugno. Sapete dove ci troviamo? Questa qui è la porta di casa dei nostri amici Ninna e Matti. Esatto, Robby. Oggi dovete sapere che Ninna e Matti ci hanno invitato a casa loro per passare del tempo insieme. Ma noi abbiamo in mente di fargli un bello scherzetto. Infatti, ragazzi, oggi proveremo ad ignorare totalmente i nostri amici Ninna e Matti per 24 ore in casa loro. Cioè, andranno fuori di testa. Vediamo fino a dove riusciremo a spingerci. Iniziamo, vai a bussare. Allora, non dovevo parlargli. D'accordo, faremo finta di niente. Ma devono essere tipo invisibili loro, eh? Va bene. Ehi, ciao! Ciao Robby, come stai? Ehi, Dani, Robby, ciao! Non si saluta nemmeno? Sì, infatti, che maleducati. Ah, Robby, è arrivato il momento di vedere un po' di televisione. Oh. Sì, tu guardala pure, io mi sono colto un po' di musica. Ok, guardiamo la TV, che guardiamo? Che ne dite di un film? Sì. Secondo te, Robby, è bello quel programma? No, quello cambia brutto. Senti, ti dico, lascialo. E comunque non d'accordo, è dai, sarà divertente. Ehi, ma ho detto che è brutto. Ma ragazzi, dai, guardiamo un film che piace a tutti, no? Sì. Dani, ma sei impazzita? Mettiamo un film che piace a tutti e quattro perché sì, noi siamo amici. Esatto. Cos'è? Chi è, Robby? Cos'è? No, niente, chattavo così con un mio amico. Ah, ok. Che ne pensi di andare a fare una bella partita alla play, sì, Robby? Che caldo che fa in questa casa. Vuoi, Dani, vedere la mia nuova borsa, Dani? Forse dovremmo cambiare stanza. Sì, Robby, dobbiamo andare di lì. Secondo me si sta più freschi perché l'aria condizionata è più forte. Andiamo. Sono strani oggi. Ma hai notato che non hanno risposto nemmeno a una nostra domanda? No, infatti, chissà cosa succede. Boh, abbiamo detto metti il film, non ha messo il film. Io ho chiesto di giocare alla play e non mi ha risposto. Nemmeno ci hanno salutato quando sono entrati. Ma adesso che stanno facendo nell'altra camera? Forse sono sordi. Andiamo a vedere. Ma che sordi, ora che ci penso, Ninna? E io che ne so. Ragazzi, non ci crederete mai, ma abbiamo aperto un nuovissimo canale, io e Dani. Si chiama Dani e Robby Reaction, il link è in descrizione e nel primo commento pinnato. Potreste essere tra i primi ad iscrivervi, correte! Oh, mio caro Willy, oggi sì che voglio parlarti di una cosa importantissima. Hai visto com'è bello Willy? Allora, ti dicevo che oggi sono andata in un negozio fantastico. Sì, ma raccontalo a me, a Willy non interessa. Ah, sì, sei proprio interessato, allora continua la storia, eh. Ma Dani! Allora, sono andata in questo negozio e ho comprato tantissimi trucchi. Li vuoi anche Willy, tu, non ascoltare. Dani, devi parlare con me, non con il gatto. D'accordo, Willy, hai sonno, ti lascerò dormire. Ma Willy? Hai visto che cosa ha fatto? Non mi ha nemmeno guardata! Willy, ma fai come lei! Non ci posso credere. Ragazzi, è arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Manuel! Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Robby! Ehi! Che ne pensi della partita alla play, quindi? Robby, ma cosa stai facendo nella mia postazione da gaming? Ehi, mi senti? Non puoi stare qui senza il mio permesso, lo sai che sono molto fissato con la mia postazione da gaming. Ma mi stai ascoltando? Ehi,
Questo è il mio popit! Non puoi toccarlo! No, no, la mia bottiglietta d'acqua no, non ci provare, non provare a bere quest'acqua! In effetti non ho sete. Ma la vuoi smettere di non rispondermi? Rispondimi, tu chi sei? Oh, bello questo. Quanti anni hai? Da quanto ci conosciamo? Ma perché non mi rispondi? Rispondimi! Mamma mia, non ce la faccio più. Sai che ti dico? Non mi vuoi rispondere? Ti sei arrabbiato per qualcosa che ho fatto? Vienimi a cercare tu allora, io non ti parlerò. Mamma mia ragazzi, avete visto Matti come si sta arrabbiando? E sono sicuro che anche Ninna avrà in mente qualcosa per Dani. Loro due non sopportano di essere ignorati, secondo me. Ehi, hai detto qualcosa? Mamma mia, che fame, andrò a mangiare qualcosa. Mamma mia, che fame, andrò a mangiare qualcosa. Aspetta un secondo. Ragazzi, Ninna si sta arrabbiando sempre di più. Ma io devo andare avanti in questa challenge delle 24 ore. E sapete cosa odia Ninna? Che io tocchi tutte le sue cose. Quindi adesso mi andrò a truccare con i suoi trucchi. Proprio i suoi. È proprio bella questa postazione. Wow! E queste mollette sono bellissime. Allora, ci siamo. Ehi Dani, come va? Allora, per prima cosa stai toccando le mie mollette. Una molletta qui e una molletta qui. Io non ti ho detto di toccarle. Robby! Non hai il permesso. Robby, cos'è che hai detto? Ah, sì? Non ascoltarmi, ok? C'è la finestra aperta. Ma la finestra è chiusa. Ecco. Ora va meglio. Dicevamo. Tu sei pazza. Che bello. No, non puoi toccare il mio mascara. Non lo puoi toccare. Dani! Dani! Ancora, non ci posso credere. Non mi ascolti? Ok, allora pioggia, pioggia. Forse dovrei prendere tutti questi trucchi e cambiare stanza. No, c'è qualcosa che non va qui. Dani, no, non devi. Perfetto. Dani, torna qui! Non ci posso credere. La odio. Ha detto che mi odia. E ancora non ha visto cosa succederà per tutto il video. Però devo dire che queste mollettine sono molto carine. Forse me le porterò a casa. Ah no, ovviamente è uno scherzo, non me le posso portare. Però le potrò utilizzare per tutto il video. Allora, cibo. Qui ci sono soltanto dei bicchieri. La vuoi smettere? Non puoi cercare il cibo dentro la mia cibo. Casa senza il permesso. Vediamo, qui... Non toccare! No, qui no, direi. Dai, levati! Levati! No, è troppo pesante. Oggi mi sento stanco, è come se qualcosa mi trattenesse, non ne ho idea. Qualcosa ti trattenesse? Quel qualcosa ti sta anche per dare un pugno! Credo che mi sia uscito un livido sulla spalla, ma quando mi sono fatto male? Non lo so. Ma... Non ci credo! Qui c'è una pizza! Ho fatto jackpot allora! No, nessun jackpot qui! Quella pizza è mia ed è il mio pranzo! Credo proprio che mangerò questa pizza per pranzo! Riuscirai a soddisfare la mia enorme fame. Meno male che sono da solo, così potrò mangiarla tutta quanta io. No, non sei da solo, ci sono io e non sono disposto nemmeno a darti un pe... Cosa stai facendo? Ninna! Devi darmi una mano, si sta mangiando la mia pizza! No, tu devi darmi una mano, mi ha rubato tutti i trucchi! Dobbiamo fare qualcosa. Ormai non ci ascoltano più. Non so perché, forse sono arrabbiati con noi. Che stai facendo? Qual è il numero della polizia? Niente polizia, Ninna. È una cosa che dobbiamo risolvere io e te. No, perché è come se fossero dei ladri in questo momento. Stanno rubando tutto quello che c'è in casa. Quindi chiamiamo la polizia e li facciamo ammanettare e portare in galera. Che bella questa casa. Dovrei proprio trasferirmi. No, che chiamo la polizia. Chiamo la polizia. Pronto? Polizia! Hai capito? Sì, stiamo chiamando la polizia. Abbiamo due nostri amici, che praticamente non sono più nostri amici, che hanno occupato la nostra casa.
Pronto? Hanno attaccato? Pronto, sì. Ah, dimenticavo! Aspetta, no! No, il mio telefono! Prendilo! No, non ci prendilo, posso prendilo, prendilo! Avete sentito? Ninna stava per chiamare la polizia. Ma non vi preoccupate, io ho il suo cellulare e adesso lo nasconderò in modo tale che non potrà chiamare nessun aiuto e dovranno sopportarci ancora per un lungo e lungo tempo. Allora, dove lo potrei mettere? Tutto chiaro? Sono pronto, andiamo. Andiamo. Robby, ti sfido a sasso carta forbice, vai. Forbici. Sasso, no, cioè no, ho fatto forbici. 3, 2, 1. Secondo me questo qui è un posto un po' ventoso perché no, si stanno scompigliando tutti i capelli. Continua, continua, continua. Robby, voi parlateci. Ho sentito delle voci, saranno i vicini. Ma cosa stai siamo dicendo? Siamo dei diamanti e voi dovete risponderci. Basta, mi sono stufata. Uffa però. Comunque sei scarsa, sasso carta forbice. Avrei preferito giocare alla play, onestamente. Robby, ora che se ne sono andati li hai visti, anche se mi hanno fatto un po' male, mi hanno lanciato questi due disperati con dei cuscini. Vabbè, Robby, noi non dobbiamo cedere, anche perché è così divertente, a parte queste volte così. Mi sta venendo un dubbio. Non è che siamo diventati davvero invisibili, tu mi vedi? Ma quali invisibili? Ma ti non inventare queste storie, ora ti faccio vedere io. Ok, ma almeno sai di che colore è la mia maglietta? Gialla. Ok, mi vede. Dani, siamo invincibili. Usciranno pazzi, ma noi non parleremo, vero? Vero, Robby. Allora, vediamo oggi cosa ci possiamo ordinare. Allora, Dani, volevo dirti una cosa importantissima. Carino questo. Ah, ti stai comprando cose, Dani? Sì, Robby, devo fare un po' di shopping estivo. Ah, sì? Allora, io ti dico che se tu ritorni a parlare con me, io ti regalo questa bellissima borsa. No, no, regalo, non fare shopping. Guarda, Dani, la borsa, la tua preferita. Ma guarda, non ce la faccio più. Questa borsa la voglio assolutamente. Eh sì, vi stavamo facendo uno scherzo e ormai me l'hai regalata, Ninna. Beccati, vedi Matti, te l'avevo detto. E no, non te l'ho regalata. Come non me l'hai regalato? No. Oh, Robby, ci sono cascata. Io lo sapevo, ma ti pare il modo di cedere per una borsa che in realtà non te l'ha neanche regalata? E dai, Dani, stava andando tutto liscio come l'olio. Ma Robby, guarda quanto è piccolina, super morbida, è bellissima. Non potevo non cedere. Sì, sì, certo, come no. Ah, era uno scherzo, complimenti Robby. Hai toccato la mia postazione da gaming senza il permesso. Quindi per me lo scherzo non vale. Io e te non siamo più amici. Matti, ti ricordo che mi hai addirittura dato un pugno, ti rendi conto? Sì, un pugno e mi sono quasi rotto la mano perché i tuoi muscoli sono troppo grossi. Dai, che ci siamo divertiti. Ninna, è vero che siamo di nuovo amiche? No, non è vero. Come no? No. Mai più amiche, mai più amiche! E le bollette quindi me le terrò? Sì! Oh, ok, ho guadagnato 2 bollette rosa. Però almeno è stato divertentissimo. Mi raccomando, lasciate tanti like!